La pioggia caduta nella notte tra domenica e lunedì non ha risparmiato Pistoia. La precipitazione, calcolata in 30 mm in meno di un'ora in varie zone della provincia, ha ingrossato i corsi d'acqua maggiori e quelli del reticolo minore. Il torrente Ombrone ha superato il secondo livello di guardia, 2,80 m, soglia raggiunta alla stazione di rilevamento a Pontelungo. In varie zone del capoluogo, anche se in misura minore, di altre occasioni, si sono verificati allagamenti di cantine e piazzali. Tra le situazioni più complesse, quella verificatasi a Bottegone, nei pressi della scuola Martin Luther King, con la vicina via Salceto che si è allagata, così come il giardino dell'istituto. L'area verde è divenuta una sorta di piscina a cielo aperto, per il cui svuotamento è intervenuto personale dei cantieri comunali del comune di Pistoia. Pioggia che non ha interrotto l'attività didattica, anche se si sono registrate alcune aule allagate. Sul fronte viabilità il problema maggiore è al sottopasso di Porta Nuova, la cosiddetta quinta porta di Pistoia. Lo snodio viario è finito sott'acqua, come era accaduto a metà dicembre, venendo chiuso al traffico. Qui bisogna rendersi conto che questa non è più un'evenienza campata per aria, ma è diventata una cosa strutturale, cioè quando piove, piove in un'ora, quello è piove in 10 giorni. E poi c'è anche da considerare il fatto che manca la manutenzione, specialmente per il sottopasso di Porta Nuova, manca la manutenzione e la pulizia delle griglie. Bisogna anche capire che il futuro sarà questo e quindi bisogna mettersi nelle condizioni di poter effettuare degli interventi strutturali che non portino sempre alla chiusura dei sottopassi, agli allagamenti delle case e via dicendo.